visto che la SPES abbiamo premiata, però adesso premiamo il secondo classificato, quindi magari ragazzi proiettiamo prima la poesia e poi dopo la interpretiamo. Grazie, grazie a Marco Smur per la sua pazienza. Allora, Leo Marchioli, ci sta? Amen. Volesse del Leopoldo. Leo è di Marano, in provincia di Napoli. Allora, adesso proiettiamo la videopoesia realizzata dal maestro Castorin. Certo. Amici, io sono bolognese e ho recitato questa poesia di questo grande poeta con tutto il cuore, in vernacolo napoletano. Spero di esserci riuscito. E se non fosse così gradito, voletemi bene lo stesso. Grazie. Volesse tenere un cuore a così grosso, pensa mettere dentro tutte le mamme che piangono per un figlio drogato, pensa mettere lacrime e dolore che infondono un cuore che sti sfortunato. Volesse tenere un cuore tanto grosso che ci capisse dentro sta munnezza, che sporche strade nostre in quantità, talmente esagerate che finanche c'è sporca pura nostra dignità, ma specialmente quelle certa gente che roba e che non sa come andare. Volesse tenere un cuore così grosso che fosse un riparo per nimmille, a mamme snaturate e senza cuore lasciano a mezza via abbandonate, come una fanguttiera fastidiosa, come una cosa creata senza amore. Volesse tenere un cuore tanto grosso per già stipare tutta la disperazione a chi con una famiglia in coppia e spalle da oggi a dimane sta senza lavoro. E a notte regna e lacrime cuscina, perché figlie e sto triste destino non c'è poi da futuro né decoro. Volesse tenere un cuore così grosso, ma nascondersi dentro mamma mia, che un giorno che un signore sa chiamasse, per miracolo non la trovaria, e ma tenesse stretta cuore a cuore per farmi a dicent'anni compagnia. Certo, non è gigante di sto cuore, però dinta c'è sta tanta speranza, è una speranza che si chiama amore. Interpretazione del napoletano, non che si scusa, maestro.
voglio dire, un'interpretazione eccellente per chi è partenopeo, no? E questo è sintomo di una sua versatilità linguistica e padronanza dei dialetti, oltre che della lingua italiana. Grazie, grazie di cuore. Grazie a voi. Lo amo moltissimo e ho cercato di interpretarla con il cuore suo. E ci sei riuscito. Grazie. Grazie maestro. Questo qui è la voce di Nino Castorina. Questo qui è la poesia in vernacolo che è giusto che sia letta in vernacolo, col tuo dialetto. Quindi ho preparato due DVD, uno con la voce di Nino Castorina e uno con la poesia in originale. Voglio farti i complimenti perché le immagini che abbiamo viste non potevano essere scelte meglio. È stata una cosa di un'emozione, dico la verità, mai provata. Grazie. Ti ringrazio, come ho detto prima, quando leggo la poesia penso che sia tu a comporre il filmato. Ok. Bravi tutti e due, grazie. Allora, riceve anche, sì, dal dottor Barbato, un attimo solo perché, ok, riceve anche la targa offerta dal dottor Barbato. Poter essere qui, praticamente mette a disposizione dell'agriturismo Don Egidio un buono vacanza valido per il soggiorno di una persona, non il soggiorno Zanzibar, cioè, soggiorno per una persona, dove qualora il vincitore fosse portatore di disabilità, quindi insomma va bene, quindi è valido per una persona. No, volevo proprio dire questa cosa della signora Bufano, purtroppo noi siamo disabili, quindi siamo anche sfortunati. Ogni volta che facciamo un concorso, e che succede un guai a uno, succede un po', oggi è all'ordine del giorno, noi ci dobbiamo accontentare purtroppo. E la signora Bufano purtroppo per una situazione molto, diciamo, delicata di salute del marito, non è qui a testimoniare. Però con questo attestato il signor, il nostro caro amico, che poi avrà dei contatti con questa signora, avrà la prima, in pieno entusiasmo, quella vera voglia di partecipazione e solidarietà da parte di questo mondo, come si chiama qua, Don Egidio, è un agriturismo in provincia di Lecce, e questa signora ha voluto donare questo premio a noi. Poi naturalmente il nostro caro amico Leo provvederà lui a avere dei contatti e a mettersi d'accordo per la data e stabilita. Grazie Francesco, adesso ascoltiamo l'interpretazione di Maria Scazzullo e Marco Smorra. Pulisse dal mio cuore così grossa, pancia mettere dentro tutte in mamma, cacchiagni na, con un figlio trocato. Pancia mettere in lacrime di luna, canfona il mio cuore e sti sfortunato. Il mio cuore tanto rosso, che ci avesse rinta sta monnezza, che ci orchestrata nostra in quantità, talmente esagerata, che finché ci sporca pure la nostra dignità. Ma specialmente che le certa gente, che rompono e che non sanno come andare. Volesse del mio cuore così grosso, che fosse un barbino e nina, che mamma snaturata e senza cuore, lascia una mezza via abbandonata, come una fagottiella fastidiosa, come una cosa creata senza cuore. Pulisse dal mio cuore tanta grossa, già stipa tutta disperazione, e che una famiglia in coppia e spalla, da oggi a domani, sta senza lavoro, e a notte regna in lacrime cuscina,
non ci porta futuro e né decoro. Volesse tenere un cuore così grosso, per nasconderci dentro, mamma mia. Con il signore si chiamasse, per miracolo, non è duro anche.